Ciao a Ciao a tutti! tutti! Oggi vi farò questo sull'applicazione Ibis Paint. Iniziamo. Allora, quando si entra su Ibis Paint, dovete schiacciare la mia galleria. Adesso no. Poi schiacciate sul più e scegliete il foglio che volete fare della misura. Io scelgo sempre questo. Allora, iniziate con schiacciate testo e scrivete il vostro nome. Per esempio, io mi chiamo Amelia e io scrivo Amelia. Ok. Adesso vado su dimensione e lo faccio un po' più grande perché sennò non si vede e lo sposto. Ok. Poi vado su sempre testo, schiaccio sotto, aggiungi testo e metto delle emoji. Per esempio, un emoji viola. Aspettate che mi metto appunto se io schiaccio tante volte. Ok, poi mettete per esempio il cuore giallo. E fate così, e di nuovo. Adesso io scelgo per esempio un altro emoji. Una rosa rossa. Lo sposto. Perfetto. Adesso andate su qui. Schiacciate. E mettete questa freccina con due puntini sotto. Schiacciate ok. Poi ingrandite. Andate su sfumino e sfumate le vostre emoji. Oddio, mi si è cancellata, ma vabbè. Poi sfumate anche le altre, che non mi si sfumano, ma vabbè. Una volta fatto questo, come dicevo prima, andate di nuovo qui, schiacciate e premete qui. Questi due fogli con il più sopra, schiacciate e layer clone e fate 3 volte il foglio. Ok, dopo di questo, il secondo livello, così, poi prendete il contagocce e fate così. Poi fate, oddio, non così però, aspettate. Gomma e lo cancelliamo perché non l'ho fatto apposta. Ok, lo risfumiamo un po' perché li ho cancellati un pochino. Ok, adesso prendete pennarello duro, se mi esce fuori ovviamente, perché io a volte non riesco, non mi ce la faccio. Vediamo. Questo è sfumino. Aspettate che lo metto apposta e arrivo. Sistemato. Prendiamo così. Ecco. E fate così tante lineette di tanti colori. Per esempio adesso, oddio, faccio col giallo. Poi faccio anche col rosso, che mi è venuto rosso. E fate sempre così. Adesso su speciale prendete questa che si chiama trascina e mescolate tutti i colori, tipo così perché mi sta laggando, però aspettate che io faccio. Sì, ecco, tipo così. Poi andate di nuovo qui sotto su questi 3 fogli e mettete questo qui ritaglio e vi verrà così. Poi se volete potete anche cancellare questi. Adesso però dobbiamo trovare come si fa. Allora, secondo me dovete andare su
Primo, gomma, sì, cancellare e basta. Poi potremmo anche tipo aggiungere degli effetti. Vedete, giù, 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 giù. Come vedete è tutto sbloccato. Finché non mi appaiono questi penna glitter, penna lame, per esempio, io metto penna glitter. E scelgo il giallo, tipo il dorato, su un color dorato, ok, e fate tipo così, il glitter, guardate, poi esce fuori anche un colore colorato, tipo, aspettate che lo rifaccio perché, ok, fate tipo così, puntini, 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 puntini. Verrà così. Poi, se volete anche, andate non su testo, aggiungi testo e aggiungete le emoji che avete usato. Ad esempio, io ho usato questa, poi ho usato, mi sembra, la gialla e una rosa. Una volta fatto quello che dovevate fare, aspettate che io devo mettere a posto. Aspettate che devo rimettere tutto a posto. Ok, sistemato. Però ho tolto le emoji perché mi sembra che era a causa di quello. Però riproviamo, se qualcosa dopo lo rifaccio. Ecco, vedete? È a causa delle emoji. Comunque, se volete, scrivete nei commenti un altro nome che potrei fare. E io lo faccio. Comunque, se vi è piaciuto questo video, però mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale qui sotto e schiacciate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ciao e al prossimo disegno!